il tentativo che ci porta a maturare nella preghiera è sempre quello di confrontarci con la preghiera di Gesù, a mio avviso, e dei santi, la preghiera di Gesù e dei santi, in modo tale che noi diventiamo delle memorie del modo di pregare di Gesù, memorie viventi, ma appunto a nostro modo, memorie originali, non ripetitive, non, cioè, sicuramente si può fare, voglio dire, delle parole di Gesù, ed è anche un modo molto bello che gli orientali ci insegnano, prendere delle parole di Gesù e farle diventare giaculatorie, in passato soprattutto questo era insegnato ed è un valore che forse si è perso. Però appunto anche nella giaculatoria c'è una sfumatura che è del tutto nostra. E non dobbiamo perderla perché Gesù stesso ci dice questo. Cioè, Gesù vuole che facciamo un tutt'uno con lui nella vita e nella preghiera, ma rimanendo noi stessi. Quindi non mi stupisco che lei abbia detto, anche se combatto sempre un po' con Dio. Diciamo così, se quel combattimento è animato dagli stessi sentimenti che furono nel cuore di Gesù, cioè hanno quei sentimenti come punto di riferimento, di confronto, come meta di maturazione, quella preghiera è, per quanto mi è dato di capire, ecco, gradita a Dio. Sì, questa è la domanda a cui tenteremo insieme di dare, di fronte alla quale, la domanda delle domande, dicevo, no? Di fronte alla quale tenteremo di balbettare qualcosa, balbettare, cercando di vedere attraverso la luce della parola di Dio la nostra esperienza nell'aldiqua. Quando saremo nel mondo dei risorti, tante cose sembreranno più nitide. Qualche domanda potremmo farla anche al Padre Eterno o a Gesù. Noi possiamo nell'aldiqua semplicemente tentare di interpretare la nostra esperienza di fede illuminata dalla parola di Dio, così come ci è trasmessa dalla tradizione vivente della Chiesa. Ecco, quindi il mio metodo, tra virgolette, sarà questo. Insieme con voi leggeremo dei testi, partiamo dall'Antico Testamento, poi piano piano ci avviciniamo a Gesù e poi se il cammino continuerà l'anno prossimo affronteremo decisamente anche dei testi della Rivelazione del Nuovo Testamento, così come ci vengono consegnati dalla tradizione vivente della Chiesa, illuminata dallo Spirito Santo, ecco, per tentare di avere dei criteri di interpretazione della nostra vita. Ciò detto, non vorrei deludervi, ma oso in maniera tranchant dire questo: diffidate di ogni biblista, teologo, filosofo che vi spieghi il mistero del dolore innocente. Non c'è spiegazione razionale. Non c'è. Almeno per quanto mi pare di capire dopo aver percorso un po' i sentieri della teologia e della Bibbia. Questo vuol dire che allora non è che non si spieghi nulla. In negativo, cioè indagando sull'eccesso del male, noi possiamo individuare delle cause. E alcune le ho citate, sia pure velocissimamente stasera, cioè Auschwitz non è voluto da Dio. Quindi possiamo cestinare una volta per sempre quel proverbio: non cade foglia che Dio non voglia. Tante foglie cadono. E sicuramente Dio non vuole certe cose. Auschwitz è frutto, per dire appunto, perché da Auschwitz in poi si è elaborata tutto diversi sentieri teologici, ecco.
di cui appunto uno per certi versi è quello che approda Vito Mancuso, no? Quando lui dice, guardando ciò che è capitato nel Novecento, Dio non governa la storia. Allora, Auschwitz è dovuto a una libertà, a libertà peccatrici, cioè a libertà di esseri umani come noi, uomini e donne come noi, che in maniera più o meno consapevole, sta a Dio vedere la coscienza delle persone, però hanno fatto tanto male. Quindi c'è un male riconducibile alla libertà umana in maniera anche molto evidente. Certi eccidi, certe stragi della storia hanno un nome, un cognome, tanti nomi e tanti cognomi. Yankelevich, proprio pensando ad Auschwitz, questo filosofo di matrice ebraica, diceva: troppo comodo attribuire tutta la colpa al diavolo. C'è una responsabilità umana. Poi però bisogna dire non semplicemente dei contemporanei. C'è un male e delle conseguenze del male che risalgono a prima di noi. E dobbiamo fare i conti con questo. Cioè c'è un condizionamento negativo, mortifero, che non dipende dalla nostra generazione. Noi veniamo al mondo e il mondo è, Galati 1.4 per citare una frase, no, il mondo è malvagio, questo mondo è malvagio, ma non perché, ed ecco qui no, in positivo che già iniziamo, non perché Dio lo abbia creato malvagio. La Bibbia, prendendo le distanze da tanti miti dell'antico vicino Oriente, ha tenuto a dire no, Dio è buono, è unico e ha fatto tutto buono. Ma c'è stata una colpa, su cui pure dovremmo indagare, una colpa che il dogma della Chiesa definisce peccato originale, che è stato come appunto una causa che insieme a tante altre poi, quasi una reazione a catena, ha rovinato il mondo. E cosa c'entro io con... Lo vediamo adesso, no? Se c'è qualcosa che ci sta insegnando il Covid è esattamente che tu non c'entri, ma lo prendi anche tu. Non l'hai scatenato tu, ma lo prendi anche tu. C'è qualcosa che ferisce la nostra libertà. Ma quel neonato lì cosa c'entra? Che male ha fatto? Che peccato potrà mai aver fatto? Non ha fatto niente, ma il fatto stesso che viene in questo mondo lo porta, usiamo delle immagini, ma per arrivare a qualcosa che noi diciamo mistero della fede, rivelato dalla Bibbia. Noi abbiamo detto il nostro accesso alla verità è attraverso la Sacra Scrittura, così come ci viene consegnata, interpretata dalla tradizione vivente della Chiesa. Ecco, quel bambino lì respira un'atmosfera che è inquinata. È un'immagine, ma per dire una verità profonda. Non ha fatto peccato, ma è già spinto. Che colpa ne ha quel bambino se nel grembo materno ha contratto la positività della madre? La madre sieropositiva, non ha fatto niente. Ci sono delle colpe che condizionano negativamente, in maniera mortifera, anche la nostra esistenza. Per cui possiamo dire, ecco, con Leopardi, sono tutte storie, le magnifiche sorti e progressive. L'illuminismo è una menzogna da questo punto di vista. Il mondo automaticamente non va verso la salvezza. Se c'è una cosa che ci dice la Sacra Scrittura è: tutti hanno peccato, tutti peccano,
tutti hanno un'inclinazione a peccare, commettono il male e precisamente per questo il Creatore, vista la condizione umana, ha mandato suo figlio come redentore, come liberatore, cioè se stesse all'umanità finirebbe nel baratro del male. Questa è la speranza cristiana, Dopodiché c'è un aspetto che appunto riguarda la creazione, Romani 8, no? La creazione geme e soffre. Perché geme e soffre? È perché la stiamo rovinando noi, l'abbiamo rovinata noi. Il Papa ce lo sta dicendo con parole che chiaramente rispettano il male di questi tempi, no? L'ecologia, no? Però questo è puro frumento del dogma cattolico. Ci sono delle conseguenze deleterie sul creato che poi si scatenano contro di noi, perché il male crea sempre male. L'altro aspetto su cui pure dobbiamo riflettere, apro sentieri, poi non li posso sviluppare tutti adesso, ma per dire che la cosa è davvero che tocca la nostra vita radicalmente, è il mistero del maligno. Anche questo fa parte della nostra fede così come ci viene rivelata dalla Bibbia. E dobbiamo fare i conti anche con questo. Tutto questo naturalmente si interseca e crea delle condizioni di fronte alle quali, lo dicevo, noi siamo troppo piccoli per riconoscere sempre, ecco, questo male mi viene perché lui mi fa un torto, sì. Quando è lui che mi fa un torto, sì. Quando inizio a nascere con un handicap, lui non mi ha fatto un torto. Da dove? Questa è la domanda. Di fronte a questa domanda sul dolore innocente, lo ribadisco, meglio tacere. Avere l'umiltà intelligente per giungere a dire, guarda, io non lo so, non ti invento nulla perché non lo so. Se tu hai una luce da darmi, la colgo volentieri, ma io non lo so. E dopo però nasce un impegno che ho tentato di far affiorare, però so ciò che di Dio mi ha rivelato Gesù. E allora impedisco a questa domanda di accrescere il male che c'è nella vita delle persone. Perché questa domanda, no? Da dove è il male nella mia vita? Io non te lo so spiegare, allora è colpa di Dio, va a incrinare la fede, ci fa saltare la preghiera, ci mette in crisi. E allora andiamo alla rivelazione del Dio di Gesù, perlomeno per detergere un po' il volto di Dio. Questo è il tentativo che tentiamo di fare insieme. La capacità di dire quel Dio castigatore, per cui le colpe dei padri si abbattono sui loro figli, nel senso che lui castiga, quel Dio è un fantasma, non esiste, non è il Dio di Gesù. E me l'ha detto quel prete, mi dispiace per quel prete. Tocco la mia categoria in modo tale che... Ecco. E me l'ha detto quel teologo. Ragioniamoci insieme, andiamo a vedere la nostra la rivelazione biblica così come ci viene consegnata da Santa Madre Chiesa e soprattutto dallo Spirito che assiste la Madre Chiesa nell'interpretazione dei testi. E allora ci troviamo davvero di fronte a certe frasi di Gesù liberanti. Chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Perché nascesse cieco? L'idea era: se nasce cieco, e primo dogma, l'esperienza, è nato cieco, non si può negare questo. Secondo dogma, non dovuto all'esperienza, Dio è castigatore. Perché Dio è giusto. Se lui nasce cieco, vuol dire che qui qualcuno ha peccato e Dio lo sta castigando. Delle due l'una, o i suoi genitori, quando l'hanno concepito, l'atto sessuale come peccaminoso, o hanno fatto del male a qualcuno,
e quindi Dio li ha castigati. Secondo quel proverbio antico, i padri hanno mangiato l'uva acerba, i denti dei figli si sono allegati. Ecco il bambino handicappato. Oppure peggio, il bambino nel grembo materno ha fatto peccato. Vedete dove si arriva, no? Quando si tenta di... Ma questa cosa qui, queste risposte che non hanno niente, ma proprio niente di rivelato, queste risposte acutizzano il dolore. Già quello è nato, quella persona, meglio, è nata così. Poi tu vai a dirgli, guarda, è colpa tua, perché nel grembo materno hai fatto qualche peccato. È colpa dei tuoi genitori. Allora, il nostro compito, per quanto riusciamo, è quello perlomeno di dire, riscopriamo in positivo il vero volto di Dio. Non riusciremo a spiegare il mistero, appunto mistero, del dolore innocente. Altri tipi di male si spiegano, ma il mistero del dolore innocente no. Però perlomeno faremo soffrire di meno le persone con le nostre spiegazioni. Perché gli amici di Giobbe si sono comportati da suoi nemici. Avevano iniziato bene, 7 giorni di silenzio seduti accanto a lui. No, dopo iniziano a parlare e lo fanno soffrire di più. Ecco, quindi ci appelliamo a quello che di Dio ci ha detto Gesù per detergere il volto di Dio, soffrire di meno quando la sofferenza toccherà la nostra vita o sta già toccando la nostra vita, e potremo dire una mezza parola, non di più di mezza, a chi sta soffrendo, ma quella parola sia di Vangelo, cioè sia una buona notizia su Dio.